Cibum fa tappa all'Hotel Relè Filonardi a Veroli, in provincia di Frosinone. Ancora una volta ospiti di Mario Quattrociocchi e della sua gentile signora Ilenia. Benvenuti e ben ritrovati qui all'Hotel Relè Filonardi. Grazie. Già la Domus Ernica, dove Mario esercita la sua professione, ha ospitato sempre la nostra trasmissione quest'anno, ma siamo voluti ritornare anche al Filonardi. Mario Quattrociocchi però è sempre lui. Sì, vabbè, ovviamente questa struttura offre il servizio dell'alloggio, quindi hotel, e servizi per quanto riguarda banche, quindi servizi da eventi, da cerimonie, battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, qualsiasi tipo di evento, feste che si può festeggiare, praticamente usufruiamo questa struttura. Ricordiamo, perché io non mi stancherò mai di ripetere, che Mario è giovanissimo, ma è tanto giovane quanto bravo e poliedrico un po' il tuo curriculum, allievo dell'ormai compianto Gualtiero Marchesi, del grande Tacchella. La tua cucina, Mario? La mia cucina è una cucina mediterranea. I miei piatti sono... innanzitutto andiamo ad operare alimenti di prima qualità, quindi prodotti molto genuini e di qualità, una cucina essenziale, quindi pochi ingredienti ma buoni, quindi facciamo sia una cucina di carne che di pesce, anche se siamo in montagna, però qua i clienti richiedono molto il pesce, quindi siamo abbastanza specializzati sul pesce. E quindi facciamo dei piatti anche a livello di banchettistica abbastanza, diciamo, sfiziosi, non classici piatti che, diciamo, che troviamo da tutti i ristoranti. Quindi cerchiamo di specializzarsi anche sul discorso della banchettistica per quanto riguarda l'Hotel Relè Filonardi. Ora devi fornirci un esempio di questo tuo saper fare. Quindi andiamo a cucinare, andiamo in sala. Andiamo all'opera. Ok. L'Hotel Relè Filonardi di Veroli, in provincia di Frosinone, vanta un'ampia sala ristorante che può accogliere comodamente un centinaio di ospiti, con adiacenti altre due sale minori, dalla capienza di 30 persone ciascuna, tutte con affaccio sul cortile. La struttura dispone inoltre di una zona con diversi privé comodi ed accoglienti e di terrazze con vedute panoramiche. L'hotel è dotato di camere in stile classico. Il piatto di oggi, Mario, è a base di pesce. Che cos'è? Sì, oggi Alessandro ci andiamo sul pesce. È un rombo con maionese di pesce alla vaniglia e endive croccante. Questo è il rombo freschissimo, pescato ovviamente, e già sfilettato. Già sfilettato. No, bisogna dire che il rombo è un pesce da fondo, quindi ha quattro filetti, mentre tipo una spigola, branzino, orata, se la c'è, quindi ha due filetti. Quindi questa è la prima, quindi essendo un pesce da fondo è un pesce molto più grasso rispetto a un branzino o un'orata. E quindi ha bisogno, secondo te, di una maionese di pesce. Perché maionese di pesce? Allora, oggi per questione di tempistica ovviamente apriamo già è pronta la maionese. Sarebbe praticamente, una volta sfilettato il rombo, viene fatto un fumetto di pesce, quindi con sedano, carote e cipolla, si parte da acqua fredda, si mette il rombo e praticamente si fa il fumetto per all'incirca un'oretta, si fa sobbollire. Poi praticamente viene filtrato tutto il composto e viene ridotto fino ad ottenere un composto gelatinoso, ok? Quando questo composto è gelatinoso si fa raffreddare e poi praticamente si fa emulsionare come una maionese. Quindi con l'aiuto di un mini pimer aggiungiamo l'olio di semi a filo e vediamo, questa maionese monta. Quindi è proprio maionese perché ha incorporato l'olio. Una vera e propria maionese. Poi cosa utilizzeremo? Poi utilizziamo dell'endivia croccante e vaniglia per la maionese, per darci un aroma di vaniglia. Olio, evo e sale e poi questi piccoli spaghetti di soia per dare un tocco di decorazione al piatto.
Abbiamo preparato della carta forno anche in questo caso. Sì, della carta forno perché ci permette che il rombo, la pelle del rombo non si attacca al fondo del tegame. Quindi tegame bollente, carta da forno rovente, andiamo, prendiamo olio. Olio extravergine d'oliva ovviamente. Irroriamo la carta da forno. Facciamo scaldare bene anche l'olio. Questo metodo di cottura della carta forno è tipico, del Mario Quattro Ciocchi, ecco perché dicevo che anche in questo caso lo utilizzi, l'hai già utilizzato per il baccalà in un'altra puntata. A questo punto prendiamo i nostri filetti di rombo tagliati, andiamo a posizionare sopra la carta forno. Prima dalla parte della pelle, perché sempre qualsiasi tipo di pesce, filetto di pesce, sempre prima dalla parte della pelle. Il motivo è perché la pelle deve innanzitutto deve sciogliere il grasso, esatto. E diventa croccante. Se noi lo facessimo l'incontrario, la pelle praticamente non diventa croccante. Non diventerebbe croccante. Ok. Cosa fondamentale, a questo punto bisogna aggiungere il sale, quindi salare i filetti di pesce ora, perché così permettiamo che il sale si sciogli, quindi che vada a insaporire il filetto del rombo. Prima di girarlo controlliamo se il nostro filetto è un minuto e ci siamo quasi. E abbiamo messo a rosolare due pezzi di filetto di pesce della parte della pelle nera e una della parte del fondo del pesce, quindi così in modo tale anche il piatto contrastiamo il colore nero della... Ci sarà un gioco di colori. A questo punto andiamo a girare i nostri filetti, facciamo cuocere quindi la parte della carne. Alessandro, come vediamo qua abbiamo un bel filetto di bello carnoso. Consiglio sempre di usare pesci sempre intorno ai 2 kg, perché innanzitutto è un pesce che non è d'allevamento. Un pesce da cattura e abbiamo una carne che sa di pesce, no? Col pesce piccolo che giustamente non può essere saporita come un pesce da 2 kg. A questo punto il nostro filetto di rombo è pronto, quindi una cottura, Alessandro, come qualsiasi tipo di pesce, molto veloce, quindi all'incirca a cuore 62 gradi, quindi non deve stracuocere il pesce. È pronto, quindi è rosolato sia da parte della carne che della pelle. Rosoliamo l'indivia, Mario? Sì, è arrivato l'ora di rosolare l'indivia. La tagliamo in 4 spicchi, Alessandro. Quindi prendiamo la parte del cuore dell'indivia. Okay, andiamo a... sempre in un tegame bollente. Andiamo a scottare. Quindi la scottiamo a tutti e 4 i lati. A questo punto è pronta, andiamo a togliere dal lato. A questo punto manca solo di impiattare il piatto. Prima di impiattare vanigliamo la maionese, sì, Mario? Sì, ho preso la vaniglia, l'abbiamo tagliata a metà. Andiamo a togliere tutti, ho aiutato una pizzetta, tutti i semi della vaniglia, che sono quelli che danno ovviamente il sapore, no? Il sapore e l'aroma. E l'aroma inconfondibile di questa pianta, così utilizzata poi in cucina, perché non solo nei dolci, ma no, anche in tanti piatti salati si può utilizzare la vaniglia. Andiamo a miscelare la nostra maionese di pesce con la vaniglia. A questo punto ottimiamo il piatto, quindi senti l'odore di vaniglia, Alessandro? Si sente molto molto, devo dire. Quindi prendiamo i pezzi di rombo, la tua è sempre una composizione artistica. Allora, altezza, croccantezza, aromia, e sono le regole fondamentali dell'ABC in effetti dell'impiatto.
Ok. Andiamo, qualche fogliolino di menta. Quindi qua abbiamo un piatto estivo, piatto mediterraneo, fresco nel palato. E ultimiamo, questi sono dei spaghetti di soia, quindi mettiamo anche nella cucina orientale, no? Allora, a questo punto, Alessandro, il nostro rombo può essere servito. Io credo che sarà sicuramente d'accordo anche Lorena Balle, la nostra biologa nutrizionista. Il rombo è un alimento molto ricco di sali minerali, è composto anche da proteine nobili e i grassi presenti sono di origine insatura. Le carni del rombo sono delicate e compatte e ovviamente molto digeribili. Una porzione contiene circa 230 kcal. La sontuosità e gli arredi in velluto di Palazzo Filonardi ispirerebbero quasi quasi un piatto austriaco. Chissà se Mario Quattrociocchi, dopo il messaggio promozionale, ci accontenterà. Vi conviene aspettare. Mario Quattrociocchi dell'hotel Relais Filonardi di Veroli, qui in provincia di Frosinone, ha detto durante il messaggio promozionale che ci accontenterà. Sì. Un piatto austriaco, ma io direi il dolce austriaco che identifica questa bellissima nazione, un po' rivisitato. Che cos'è? Allora oggi prepariamo una Sacher torta rivisitata con marmellate di arance e bionde fondane. Questo è il pan di Spagna al cioccolato. Sì, questo abbiamo già preparato un pan di Spagna al cioccolato. Abbiamo la marmellata di arance, proprio con la buccia all'interno, poi e le arance candite e una glassa a specchio al cioccolato fondente. Facciamo il pan di Spagna? Sì, con iniziamo. La marmellata di arance bionde fondane. Allora, facilissimo. Allora, ovviamente questo è un pan di Spagna abbastanza umido, Alessandro, Non è, diciamo, un pan di Spagna asciuttissimo, infatti è abbastanza friabile, perché in modo tale che, diciamo, la sagra non è troppo asciutta quando la mangi, no? Quindi, d'altra parte, essendo stata rivisitata, doveva anche essere fatta con qualcosa di diverso. Ok, quindi andiamo, incrociamo. Questa volta diamo una forma quadrata al dolce, ma volendo anche rotonda, triangolare, come uno vuole si può sfiziare. Questa una volta fatta si coppa e quindi, ok, ultimo strato, quindi abbiamo fatto due strati, ultimo strato, uno strato sottile. In modo che la glassa al cioccolato possa far presa. Sì, quindi molto sottile. Ok. Questo dolce, le cose fondamentali sono la glassa, la marmellata, perché è molto essenziale, quindi la marmellata deve essere squisita, la glassa altrettanto deve essere squisita e il pan di Spagna proprio deve essere umido, non asciutto, in modo tale che non ne resta stoppaccioso. Allora, a questo punto, Alessandro, andiamo a modellare ulteriormente, gli diamo un taglio secco questa sacher in modo da dare una forma geometrica precisa. Abbiamo detto stavolta è il quadrato, ma ognuno poi può scegliere. Sì, anche si può anche adoperare un coppa pasta tranquillamente e farla tonda. Certo, quindi ognuno sceglie la figura geometrica che preferisce. Ok. La cosa che praticamente consiglio è, una volta fatta bisogna farla riapprendere nel freezer in modo tale che si blocca la marmellata e nel momento della glassatura riesce una glassata lucida, perfetta nei lati, se no così abbastanza morbida, quindi non riusciamo a dare il giusto peso alla glassa. Dobbiamo glassare la sacher. Come è stata preparata la glassa? La glassa è stata preparata con cioccolato fondente, glucosio e panna fresca. Quindi è fatto bollire la panna con il glucosio, cioccolato fondente messo lì e messo dentro il latte.
girato, lasciato raffreddare e ne abbiamo la glassa. Dunque, facci vedere come dobbiamo fare. Quindi, iniziamo sempre dall'alto. Va colata. Va colata, sì. Sul trancio di torta e poi sempre con la spatolina. Ma anche ci dobbiamo aiutare. Con la caduta, sì. Io ho messo il glucosio perché, come vedete, è una glassa lucida, no? Quindi una glassa a specchio. Però, come dicevo prima, Alessandro, vedi, non essendo fredda, appena andiamo a toccare il pan di Spagna, quindi viene dietro, ci viene. Però, comunque, possiamo tranquillamente... Completiamo con impiattiamo, continuiamo sul piatto, quindi andiamo a mettere l'altra marmellata d'arancio, andiamo a finire con la versione candita delle bionde fondane. Continuiamo con un po' di cioccolato, una decorazione al cioccolato. Buona sagra a tutti! Ovviamente anche a Lorena Balle e a Patrizia Patini. Questo dolce, molto gustoso, in realtà è anche molto ricco di zuccheri semplici, contenuti soprattutto nell'arancia candita, nella marmellata e nel cioccolato. Le calorie di una porzione sono circa 270. Siamo molto contenti di ritrovarci in Cantina Visocchi con Enrico Concutelli, che è il rappresentante dell'azienda Casale del Giglio, e che come al solito ci parlerà dei vini ci ha portato gentilmente per abbinare ai nostri piatti. Qui siamo a Palazzo Filonardi e abbiamo un rombo. La particolarità del piatto, secondo me, è anche l'indivia, questa parte amarognola del piatto, che mi piace anche ricordare a chi ci segue che è una di quelle verdure, chiamate così, ortaggi molto curiosi, che nell'antichità davano anche un senso di fertilità, di benessere, di positività. Era il frutto della positività. Quindi, così positivo come sei tu, Enrico, perché tu quando vieni ci dai sempre tante belle notizie, il Viognier mi sembrava il caso, proprio per questa sfumatura. Tu che ne dici? Io penso proprio di sì. Infatti il Viognier, qualche informazione un po' sull'origine del vitigno, quindi originario della Valle del Rodano, molto diffuso anche nel sud della Francia, è un vitigno che già dall'inizio della sperimentazione Casale del Giglio dà risultati molto interessanti, perché ama proprio situazioni di terreni caldi e soprattutto riesce ad avere una buona maturazione anche come viene vinificato dalla Casale del Giglio in doppia fase, nel senso che facciamo una prima raccolta a giusta maturazione del frutto e poi lasciamo il resto in surmaturazione, così da donare poi al vino queste note più morbide e più dolci. È molto interessante la gamma olfattiva del Viognier, perché ci regala immediatamente delle note di frutto con una scia agrumata sempre molto fresca, e grazie al fatto che una parte del frutto è andata in surmaturazione, quindi è molto più morbido, va in perfetto equilibrio con la giusta sapidità e mineralità. Logicamente parliamo anche della seconda ricetta, che è la Sacher Torta, a cui abbiniamo proprio di Casale del Giglio l'Afrodisium. È un consiglio che diamo sicuramente per questa ricetta. Bene. Concludiamo questa puntata di Cibum dall'hotel Relè Filonardi di Veroli in provincia di Frosinone, dove siamo stati ospitati da Mario Quattrociocchi e dalla sua gentile signora. Vi ringraziamo per averci seguito, vi invitiamo ovviamente a rivedere le puntate di Cibum sul nostro canale YouTube Teleuniverso TV e, come sempre, complimenti per aver scelto Cibum! Cibum.